Abbiamo parlato molto di Movida questa sera, abbiamo parlato poco di come si può animare il centro storico sia di giorno sia di notte. Ecco, da molto tempo i commercianti chiedono misure per far aprire altri negozi nel centro storico che siano aperti anche di giorno, non necessariamente locali. Come sono, si fa? Ecco, sono intanto molto contenta della domanda, perché si parla tanto di Movida ed è comunque giusto, ma io credo che del centro storico si debba parlare anche sulla desertificazione commerciale, che effettivamente non possiamo nascondere sia un... Noi siamo passati fatto. Insieme in via Giustiniani, ci sono tutte due locali aperte, le serrande che abbiamo visto chiuse sono chiuse anche di giorno. Anche di giorno. Una serranda chiusa non è l'avamposto contro il degrado, anzi c'è l'opposto. Io credo che come comune dovremmo fare molto. Sono stati fatti dei bandi precedentemente, alcuni con effetto, altri no. Dobbiamo capire cosa non è stato, diciamo. Ecco, il bando che era stato deciso dalla passata giunta riguardava un sostegno alle attività già aperte, invece esatto. I commercianti chiedevano di sostenerne una da aprire. Nei Giustiniani quello che serve è che il comune faccia una vera regia. Serve, credo, proprio che il comune si prenda carico di fare in modo di creare delle condizioni tali di garantire per ogni singola realtà che vorrà venire sul territorio cioè l'appoggio sia finanziario sia di sicurezza. Credo che sia fondamentale il dialogo con le realtà di categoria, e credo cioè, per esempio, che si possa rivitalizzare il centro storico, cioè pensando magari anche a delle zone che siano con delle caratteristiche particolari, cioè magari legati sull'artigianato tipico di qualità. Sarebbe molto bello vedere che nei negozi si lavora fuori anche, quasi a cielo aperto proprio, un museo, come può diventare il centro storico, un museo delle lavorazioni storiche, delle lavorazioni genovesi che possono contemplare dall'artistico all'enogastronomico. Come comune siamo disponibilissimi, spero veramente che ci si possa fare, perché come dicevamo questo centro storico deve vivere vuole, cioè vuole dire sia di notte sia di giorno. Ecco, per costruire questa cosa c'è una piccola difficoltà, che è la legge dello Stato che impedisce ai comuni di determinare il mix commerciale, la legge Bersani. Ecco, ahimè. Come pensate di bypassare questo problema, soprattutto per il centro storico? Allora, noi stiamo studiando sia la parte normativa dei patti d'area, ma se pensiamo soprattutto con la normativa del decreto Franceschini, che ci rivaluta la logica proprio tipica anche dei borghi e dei luoghi centri storici, che avrebbe il vantaggio di valere per tutto il centro storico, perché esatto. I patti d'area non si possono ampliare a zona, ce n'è già uno nel centro storico, è difficile portarlo su due. Esattamente, io credo che su questo si possa lavorare, e si possa lavorare anche cercando proprio quei punti magari sia deboli che di forza della legge, per farla venire proprio verso di noi, e cioè verso quell'obiettivo comune che è la rivitalizzazione del centro storico.